Ma ciao amici della Sgomi! Eccoci qua nella nuova, ma ormai non più nuova, rubrica prodotti finiti, bocciati e promossi di novembre. È venuto a trovarmi mio bambino. Ciao! Ciao! Sei un birbone! E niente. Appunto oggi, sì, ora, un attimo che vengo subito da te. Oggi mi è arrivato il catalogo. No, ora ho da fare, non mi spingere. Mi è arrivato il catalogo 16 che poi vi dirò meglio. C'è un sacco di rossettini che sono la fine del mondo. Non divulghiamo. Quindi vi dico velocemente i prodotti appunto che ho usato in questo mese di novembre, le cose che ricomprerei, le cose che non ricomprerei. Ettore, io avrei da registrare. Lo so che te sei in carenza di coccoline, ma come si fa? Guarda, bambino bello puzzoloso. Beh, a posto. E niente. Quindi, dai, con questo naso bagnato non ce la faccio a fare niente. Allora, quindi, ora ci mancava anche l'altra. Allora, partiamo velocemente e vi dico che prendo a casaccio così almeno. No, no, cioè, Ettore, guarda come va. Vuole che gli faccio le coccoline. Glenda, amore! Oh, sono stati buoni fino ad ora. Ho acceso il telefono per fare appunto questa rubrica dei prodotti finiti del mese di novembre. Eccoli, stati buoni fino ad ora. Ok, quindi salviettine umidificate, pulisci occhiali della Lidl che mi trovo benissimo, ce n'è tantissimi dentro, 54. Io per tutti i giorni li uso perché tutti i giorni io pulisco gli occhiali e niente. E niente, beh, questo. Poi salviettine umidificate queste le prendo a un ingrosso, me le compra Paolo, hanno maciucciato tutto, hanno un ottimo grande come tovaglietta, ma un ottimo profumo, sono parecchio imbevute, e la parte che è imbevuta non esce, se ti strizzi il panno non esce questa crema bianca, è proprio pulito. Ah, come vedete ho fatto un trattamento che poi vi dirò meglio. Ho fatto un trattamento viso oggi, la fine del mondo, di Yves Rocher. Poi vi dirò meglio perché la voglio testare e poi vi dirò che sto facendo. Ma per adesso promette bene. Questo, ok. Poi, questa Lidl. E questo non lo so, comunque io uso spesso queste qui, sono quei fazzolettini da sfilare a 1 euro, mi sembra. Poi, Listerid, questo è quello zero, mi piace molto perché praticamente non mi ustiono la bocca perché io gli altri normali sono veramente forti. Poi, questo bagnoschiuma che da quando sto usando, quello di Yves Rocher. Non ce n'è per nessuno. Mi sono innamorato di bagnoschiuma alla vaniglia. E sì, se c'è qualche offerta li tengo di scorta, ma dovessi rimanere senza perché andati bene, li ho finiti e ho un ordine che avrò un ordine da fare, quindi sono senza, li tengo di scorta questi ora. Ma questi tutta la vita. Poi bagnoschiuma di Yves Rocher, vaniglia che sto amando, e questo è mandorle e fiori d'arancio. Questo amo, questo diciamo che non ci va matto. Sto provando anche quello al cocco, lo sto usando adesso, è buonissimo anche lui, però per me vince lui sicuramente. Anteprima. Allora, poi detergenti, cioè sto prendendo a caso,
Detergenti mani, detergente mani, mi sono trovato molto bene, ha un ottimo profumo. Il colore è un po' raccapricciante, però vabbè, ma è buono. Poi, questo, altre salviettine, queste sono salviettine che uso da borsa, piccoline, c'è 15 pezzi dentro, anche queste sono ottime da portarsi dietro, pulire sotto, pulire sopra, pulire le mani, quindi fa sempre comodo. Poi, questi per adesso sono tutti i prodotti che ricomprerei, che per adesso mi sono trovato molto bene. Poi, come sapete, amo il dentifricio Amico Granuli, ve l'ho sempre fatto vedere e ve lo consiglio alla sta grande. Poi, questo è di Gucci, è un olio massaggiante, è un olio massaggiante per massaggi, vi discorrendo. Il profumo è buono, lo butto via, ancora ce ne sarebbe, lo butto via perché praticamente non mi piace, a parte il fatto non si assorbe mai. Cioè te lo spruzzi, a parte il dosatore butta a filo, non lo butta vaporizzato, proprio butta, non ti dico che sembra quando esce, e quindi non mi è piaciuto molto, acquisto infelice, no, questo sa che lo lancerò, no, lo lancio, non mi piace, non lo ricomprerò in soldoni, ho sbagliato. Poi, questo è praticamente clementine e spezie. Questo è un olio bagnoschiuma, questo mi piace e secondo me lo consiglio molto alle persone appunto che vanno in palestra, dato che qualcuno mi sta ancora insinuando su YouTube che devo andare in palestra, e aperto e chiuso parentesi, una battutaccia di questo Ricci, cosa del genere, che offende sempre dicendomi che devo andare in palestra. Comunque questo è adatto per quanto riguarda... perché fa un unico gesto, cioè ti lavi e ti idrati allo stesso tempo, quindi ottimo, l'ho voluto provare, ce n'ho degli altri, un altro fiore d'arancia, mi sembra lo sto usando adesso, mi piace molto, e lo ricomprerò. Poi, questa maschera qui, questo gommage all'albicocca, mi sono trovato molto bene per il viso, ha un ottimo profumo, ma questo di Yves Rocher, non ve lo sto a dire, anche questo era di Yves Rocher, ma lo sapete che mi sono buttato su quel mondo lì, quindi anche questa la ricomprerò sicuramente. Poi deodorante in fase uomo, anche di lui mi sono trattato molto bene, mi piace, ha un bel diffusore, mi piace molto. Poi questo shampoo qui l'ho finito, ora sto provando la linea nutriente, quella con la banda gialla. Questo è ottimo, avrei detto che era uno dei migliori, invece adesso provando questo con la linea gialla qui, nutriente, è un pochino meno corposo, quindi lui di fatti a due o tre clienti mi ha detto sì, adesso è buono, ma appesantisce il capello. Ecco, in effetti, ora provando la linea nutriente gialla di shampoo che sto usando adesso, devo dire la verità che è meno... cioè lo sciacqui meglio, secondo me questa linea qui appunto riparatore, cioè capelli trattati, decolorati, stressati, mare, sole, sabbia, allora andrei su questo, ma proprio al massimo, se no ecco la linea nutriente è già più che sufficiente. Difatti sto usando della gialla, a quel che avevo detto che lo consigliavo e questo era ottimo, la linea gialla, per chi non avesse i capelli così maltrattati la linea gialla è più che sufficiente. Poi i miei due amati, in un mese ne ho mangiati due, che già sto usando il terzo, quindi due e mezzo quasi ne ho usati, detergente viso rifrescante Yves Rocher idra vegetale. Non potete capire quanto io ami questo prodotto, cioè io non mi lavo più il viso con il sapone, li lavo sempre con loro. Poi di questi ora ne ho ordinati altri, ne ho ordinati anche di questo. Questo è il gommage sempre della stessa linea, mi piace molto, purtroppo l'ho finito, devo aspettare che chi ora nell'ordine ne ho ordinati due, quindi per un bel po' starò fresco e tranquillo. Poi
della linea appunto riparatore c'è anche la maschera, quindi io ho usato questi due e devo dire molto ottimi. Solamente ecco, lui è già buono, ma lo shampoo è parecchio corposo. Questa maschera qui o uno sta con uno shampoo più leggero appunto per lavarli e poi dopo sta con un pochino di questo per dare appunto alle punte secche una corposità in più, sì, va bene, però insieme sono veramente pesi. Allora, non l'ho finita, lo sto quasi finendo. Mi sono innamorato di questa linea qui, appunto 7.9, perché 7 sono, avevo letto, 7 sono le piante, 9 sono i brevetti, se non ricordo male. Ora sto usando appunto il siero e la crema. Mi sono trovato molto bene, si assorbe subito e ho usato questa, infatti l'ho finita, sempre della stessa linea Idra Vegetale, che è la linea che per la mia pelle è favolosa. L'ho finita anche questa qui, però devo dire, ora sto usando questa e devo dire la verità che questa è ancora meglio, mi piace ancora di più. Quindi anche questa è crema giorno Idra Vegetale, finita. Un profumo troppo buono. E questo profumo ovviamente è la stessa linea, però lo ritrovi su tutti la gamma, sul detergente, sul gommage viso. Poi ho finito, vabbè, le lenti, vabbè, sì, le lenti, le ciglia finte, le ho buttate via, però vabbè, erano favolose, le ricomprerò. Se n'è andato. Poi questo siero corpo di Bottega Verde, zone critiche. Non lo ricomprerò, difatti l'ho finito per finirlo. Adesso che ho provato le creme corpo, i balsami corpo di Yves Rocher, lì ho visto la differenza. Ribadisco, non è che adesso mi sono buttato in quel mondo, tutto è perfetto, non è vero. Dico solamente che questa qui, che la pagai a un botto di soldi, credevo che invece l'ho tirata a finire, ma non mi ha entusiasmato per niente. Quindi questa non la ricomprerò. Perché se un prodotto è buono, io lo ricompro. Non è che non lo ricompro più. Ho finito questo. Non sono. Oggi, come avete notato, non sono al massimo. Perché lunedì ho fatto il vaccino antinfluenzale. Ho preso l'influenza. Non ho tosse, non ho raffreddore, però ho mal di testa, ho tutti gli ossi indolenziti, ogni tanto ho dei brividi di freddo, quindi ho fatto il vaccino, mi è venuta l'influenza. Questa è la madosi quest'anno. Quindi niente, con olio di mandorle dolci, l'ho finito, ora l'ho comprato di Yves Rocher e sono buone tutte e due, devo dire la verità. Anche questo è buono. Poi, ho finito perché voglio dire, sta partendo. Questa è una spugnetta per fondotinta compatti. Perché io ho un fondotinta compatto a stick di Bottega Verde. E mi piace perché è molto coprente qui per la parte della barba. Poi sopra uso un altro tipo di fondotinta. Qui vado a sfumarlo, ma qua ci vado con quello bello compatto. Ovviamente la barba, anche se te la fai, ma vai a pigiare un prodotto e il pelino è, quindi l'ho mangiata praticamente, questa si butta via. Le trovo a negozio a 1 euro, sono molto buone, morbidissime e poi soprattutto si sì, non ora questa non l'ho lavata perché l'ho butto via, però ecco, non assorbe il prodotto, cioè non è che ti va a bere la spugnetta, è un silicone particolare, non è che ti va a bere il prodotto, quindi andrebbe in parte perso, invece no, questa mi trova molto bene, questa spugnetta qui. Poi, per ultimo, ma non perché meno buono, anzi, come sapete, l'ho finito, l'ho riordinati due. Amo questo gommage corpo, il profumo, come ti lascia la pelle, l'ho consigliata anche alla mia amica, anche lei l'ha preso, gliel'ho fatto provare, l'ha preso. Sgommi, avevi ragione, è un prodotto buonissimo. Questo è un gommage alla bicocca, buonissimo. Non so,
Io ho provato anche la saponetta, il verger, ho provato quello bio, ma come lui non c'era. Difatti, non volevo mai l'ordine che l'ho fatto appunto lunedì, che mi arrivi la roba perché niente. Allora, questo pennello è nuovo, usato una volta, tu dirai quando si spende poco. La resa è... parte il fatto che non so che è successo, è diventato tutto usato una volta, lavato una volta. Perché ogni volta che li lavo, ogni volta che li uso, li lavo, giustamente. Vi posso garantire che non è sempre così. Io ho visto dei pennelli che c'era la cipria, la terra e il fondotinta del 71 attaccati. Io mi faccio la gente a truccarsi così. Però se è tutto spennacchiato, peccato, lo butto via perché non lo ricomprerò. Perché questo è veramente un acquisto infelice. Poi non so se si vede, tutta la forma è cambiata, boh. Un troiaio. Niente. Ovviamente la roba che tengo, questo è il borsone che mi hanno dato quando appunto sono diventato consigliere di Viserocher. Ci metto la roba dentro che uso durante il mese. Difatti la riempio sempre. Comunque, niente, vi lascio. A breve deve arrivarmi appunto l'ordine nuovo di Vesseroche, un ordine pazzesco, uno dei più grossi che ho fatto degli ultimi, quasi €800 d'ordine, quindi sono contento con i miei amici, chi mi segue, gli do ottimi consigli, quindi benissimo. Anche io ho preso un sacco di cose per me, ne ho riprovate altre perché via via ogni volta che fa un ordine aggiungo un prodotto nuovo perché voglio provarlo, voglio testarlo perché almeno vi dico cosa è, cosa non è. A breve vi faccio già l'anteprima, a breve vi farò un video perché appunto stasera, ora questo lo caricherò subito, ho finito di registrare, lo caricherò subito, stasera sarà pronto. Domani sarà pronto l'altro perché stasera vado a truccare una mia amica, collega di lavoro, a casa sua, con tutti, la maggior parte, con fondotinta, ombretti, matite, rossetti di Yves Rocher, qualcosina no, qualcosina sì, perché questo mondo lo sto conoscendo adesso, io ho ancora roba di Bottega Verde, It's Style, Clarence, Mac, quindi non posso buttarli via. Anche perché a me mi garba provare tanta altra roba, sicché farò tutto un calderone, voglio fargli un bel trucco correttivo, molto leggero, si concentrerà sulla bocca perché lei ha una bella bocca, quindi voglio fare un bel rossetto, l'occhio molto leggero, ma bam, a Bambi forever. E niente, vi lascio al prossimo video, come vi lascia, per qualsiasi informazione sotto, vi iscrivetevi, commentate, ho piacere che mi salutate. Un abbraccione, ciao!